Lunedì 23 settembre, buongiorno da Liberato Ferrara, buongiorno dalla redazione di Per Sempre Napoli per la quotidiana rassegna stampa. Questa è la tranche dedicata al Napoli, il Napoli che ieri ha vinto 4-1 facile a Lecce, partita senza storia come anche facilmente prevedibile, una partita in cui si è vista una volta di più l'utilità di un giocatore come Llorente. Llorente non è un top player, non è uno sopraffine da un punto di vista tecnico, ma è quel tipo di calciatore che il Napoli non ha mai avuto, cioè il centravanti di rapina che riempie l'area di rigore e quando c'è la palla sporca non ha problemi a metterla dentro. Ieri due gol per lui, un rigore procurato dopo il gol contro il Liverpool e dopo l'assist a Mertens domenica scorsa contro la Sampdoria, un Llorente che in pochi minuti non ha giocato neanche, credo che calcolo ci sia intorno ai 130 minuti, ha già fatto 3 gol, un assist e un rigore procurato con una media assolutamente straordinaria. È chiaro che non riuscirà a mantenere questa media fino alla fine, sarebbe impossibile, comunque per adesso sta andando benissimo, soldi ben spesi del Napoli nel rapporto qualità-prezzo, una resa straordinaria. Altro che Maurito, titolo del Corriere dello Sport, beh, io su questo ci andrei cauto. Icardi è un giocatore che è straordinario, fa la stessa cosa che fa Llorente, sarebbe costato molto di più sia di ingaggio che di cartellino, insomma non si può discutere certamente un giocatore come Icardi. Andiamo avanti, sempre il Corriere dello Sport, ciclone Llorente, e c'è la cronaca della partita, ovviamente è stato il giocatore che ha preso, vediamo dopo, il voto più alto, il last minute a costo zero è diventato un capolavoro. Napoli non ha mai preso questo tipo di giocatori a parametro zero, giocatori che hanno fatto la fortuna della Juventus. C'è da dire che Llorente è stato di parola, aveva dato appunto la sua parola al Napoli e ha aspettato che il Napoli finisse il tentativo per prendere Icardi, poi è venuto normalmente e questo gli fa onore. In basso di Verani il Lecce poteva fare di più, molto di più secondo me poteva fare il Lecce, gran parte delle colpe a mio avviso sono dell'allenatore che ha schierato una squadra estremamente rinunciataria. Contro il Napoli, se giochi come hai giocato finisci col prendere 4-5 gol, cosa che poi sistematicamente è avvenuto, avrebbe avuto più senso provare a giocarla, a pressare alti, certo il rischio era quello di scoppiare prima o poi, ma giocando come ha giocato non si correva alcun rischio, c'era la certezza di un risultato estremamente negativo. Il Lecce sin qui ha dimostrato di essere la più solida candidata alla retrocessione, a 3 punti perché è riuscita nell'impresa straordinaria di vincere a Torino contro il Torino, una vittoria abbastanza casuale dovuta più alla serataccia dei Granata che ad altro. Comunque il Lecce, se non corre ai ripari, è seriamente candidato alla retrocessione, come del resto tutti avevano detto ad inizio stagione. Andiamo ancora avanti, al di là di, per il Corriere dello Sport, al di là di Llorente, grandi prestazioni di Fabian Ruiz e Zielinski. Fabian Ruiz ha giocato molto bene, soprattutto quando ha giocato sulla fascia e più il suo ruolo. Zielinski ha fatto bene rispetto alle ultime uscite. Io voglio sempre vederlo, però, anzi non vorrei mai vederlo in quella posizione, una partita un po' più impegnativa, perché fino a quando si tratta di giocare come ha giocato il Napoli, sostanzialmente negli ultimi 30 metri sistematicamente nella tre quarti avversaria, Zielinski va benissimo. Quando si tratta di fare filtro davanti alla difesa, Zielinski e lo stesso Fabian Ruiz in quella posizione fanno tanta tanta fatica. Andiamo ancora avanti, sempre il Corriere dello Sport, ancora in ottica Napoli, in ottica Champions, Super Liverpool 6 inarrestabile, sesta vittoria consecutiva, il Liverpool è andato a vincere una partita non facile a Stamford Bridge contro il Chelsea ed è sempre il primo in testa alla classifica a punteggio pieno con 5 punti di vantaggio sul City, che però sabato ne ha fatti addirittura 8 e appare in chiara ripresa. Gazzetta dello Sport, la prima pagina, vediamo le pagine interne della Gazzetta dello Sport, il bello del gol, un titolo che ha fatto anche il Mattino in prima pagina. Perché si dice che Loreno, si dice così, è bello, fa impazzire le donne, alto con gli occhi azzurri. Llorente doppietta e attacco record, il Napoli meno 2 dilaga, meno 2 dilaga. In basso le notizie
di Ancelotti, che è rimasto soddisfatto della partita. Poi Lorente, il bomber di scorta, sale subito alla ribalta, 3 reti in 133 minuti, quindi ricordavo più o meno in maniera corretta il minutaggio. Sono 13 gol segnati sin qui dal Napoli in 4 partite, una media superiore ai 3 gol, ed è impressionante soprattutto il rendimento esterno. Il Napoli ha giocato 3 delle prime 4 partite in trasferta. Il Napoli in trasferta ha segnato 11 gol, ha segnato 2 volte 4 gol a Lecce e a Firenze, e 3 gol anche a Torino in casa della Juve, in una partita inopinatamente poi persa lo stesso. Andiamo ancora avanti, la pagina delle commenti: ci pensa Lorente, il Napoli ha vinto la sua scommessa. Lorente, mi sento di dire che è l'uomo giusto al posto giusto del Napoli, è quel tipo di giocatore che mancava, fisico soprattutto, che copre l'area di rigore e che, a differenza di Milik, che fisicamente ha le stesse caratteristiche, la freddezza, è meno tecnico, meno forte fuori dall'area di rigore. Milik è in grado di fare anche assist da fuori, giocate importanti, gol da fuori area. Lorente è soprattutto un animale d'area di rigore, però è quello che serve al Napoli soprattutto per sbloccare certe partite. Ancora Gazzetta dello Sport, anche qui la notizia su Liverpool: imbattibile il Liverpool, supera anche il Chelsea. Chiudiamo con Tutto Sport e Fuga a 3, e ci sono le fotografie di Conte, Sarri e Ancelotti, erano i 3 protagonisti annunciati. Diciamo che sin qui il calendario ha fatto anche la differenza. Benissimo l'Inter, che ha vinto le prime 4 partite, tutte e 4 abbordabili. Benissimo, bene la Juve, che di 4 partite ne ha vinte 3 e pareggiata 1 a Firenze. Bene anche il Napoli, che ha vinto 3 partite, però ne ha giocate 3 in trasferta, tra cui quella di Torino con la Juventus, che ha perso, però insomma, uscendo dal campo, non dico a testa alta, perché nel primo tempo non aveva convinto per nulla, però dimostrando una vitalità e mettendo a nudo certi difetti della Juventus che non erano facilmente immaginabili. Chiudiamo con la pagina della cronaca di Tutto Sport: Lorente, Insigne e Ruiz, Napoli macchina da gol. Tutti i giornali pongono molto l'accento sul fatto che il Napoli sia tornato ad essere una macchina da gol. Poi vediamo, abbiamo anche altre pagine, mi ero dimenticato di Repubblica e Corriere. Andiamo avanti, le vediamo. Questa qui è la Repubblica: sulle spalle di Lorente il Napoli è terzo da solo. E poi il Corriere della Sera, c'è il commento di Sconcerti che dice che l'Inter e il Napoli sono le due squadre più in vista in questo momento, più ancora della Juventus. L'Inter perché ha una difesa blindata, ha subito un solo gol in 4 partite. Il Napoli invece è l'attacco che riesce a segnare con tutti i suoi atleti ed è segna tantissimo. E Ancelotti dice che il Napoli può essere davvero protagonista, non so se è un refuso o meno, parla che è il vero rivale dell'Inter, non so se vuole scrivere il vero rivale della Juve, a patto che Ancelotti poi non si bei troppo delle sue scelte e non cerchi di cambiare ogni volta per fare il fenomeno. Chiudiamo, e qui chiudiamo davvero, con la pagina dedicata alla partita del Napoli del Corriere della Sera: il Napoli extra large cambia tutto e vince. E con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi dedicata al Napoli. L'appuntamento è per domani.